Nel caso in cui sto mandando una mail in formato HTML, ci devo mettere anche il famoso mind type, vedete? E quindi io ci aggiungo come pezzettino mime trattino version 2.1.0. Si riferisce? È praticamente ciò che devo scrivere praticamente nel leader per fargli capire che il testo che sta arrivando non deve essere interpretato come un testo di ASCII, ma deve essere interpretato come un testo di tipo HTML, ok? Vedete che poi ci devo aggiungere anche il content type, due punti, text, slash HTML, e poi spazio, il chatset. Io ho utilizzato l'UTF-8 perché è sufficiente, se dovete mandare mail in thailandese o in cinese non date di utilizzare l'UTF-16, che lo gestisce fino a 65.536 caratteri. Io per esempio quello che ci dice tutti, allora? Ma io tipicamente utilizzo sempre quello a 8, perché so che ci sono praticamente delle differenze dovute alla velocità con cui viene eseguita l'operazione, perché generalmente lui, quando mettete questa cosa qua, lui si carica un chatset in memoria. Mm-hmm. Quindi se ci rendete conto che ci mettete un chatset a 8 bit, che sono solamente 256 caratteri, non conto che ci mettete un chatset a 16 bit, che sono 65.536, solamente una questione di memoria, fondamentalmente. Ultimo pezzettino, vedete? Content trattino transfert trattino encoding 7 bit, nel senso che sto dicendo praticamente che il contenuto che io sto spedendo deve essere codificato con 7 bit. Si mette 7 o si mette 8? Tipicamente 7 è il default che viene accettato da tutti i client di posta elettronica, 8 mi sembra che alcuni client di posta elettronica un po' vetusti non l'accettano, diciamo. Quindi se mettete 7 state tranquilli. Vedete che qui dentro adesso mi sono costruito praticamente il mio iter. A questo punto non mi resta nient'altro che utilizzare la funzione mail, in cui gli do praticamente la mail a cui sto inviando praticamente il messaggio, il soggetto della mail, il messaggio che è contenuto nella mail e il iter che mi qualificherà questa mail, in questo caso una mail scritta in formato HTML. Se tutto è andato a un buon fine, nella variabile msgr faccio scrivere mail inviata correttamente. Chiaro? Se vogliamo vederla prima funzionare, poi posso switchare un attimo così poi continuiamo a vedere il codice. Allora, io questa qua adesso faccio un refresh. Qui dentro metto m.dipaolo@labforweb.it, la password Pippo, mi registro, ok, vado a vedere dentro la mia mail, questa mail, posto in arrivo. Questa che vedete vecchia è praticamente ci mette di solito un pochettino ad arrivare. Dopo magari non ci dovrebbero essere errori dentro, no? L'ho usata talmente tante volte che non ci devono essere errori. Mi sento tutti apici davanti, ecco, vediamo un po'. Mail, no, quel mail non è arrivato. End mail, lo vedi? Può essere rapido adesso. Singolo? Penso doppio comunque. Ma prima ancora? Doppio. Io dove sto? Sto sul Telegram, sì. Sì, se solo guardiamo dove, quindi sto sul Telegram. Poi se è arrivata quell'altra, no, arriviamo più questa. Insomma, le mie carte belle ci mettono un pochino. Ok, allora intanto che arriva, mi prendo praticamente la mia pagina newsletter.php, quella dove io poi facendo clic sul link
dovrò praticamente entrare. Che ce la include? Esatto, allora qui il dentro l'elemento. No, 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 il footer già ci sta, non mi interessa. Qui dentro io quando farò clic su quel link che è dentro la mail, io entrerò dentro questa pagina newsletter.php mi porterò presso tre parametri. Hop che mi indica l'operazione che sto effettuando, cancellazione o registrazione. Poi dollar mail che praticamente mi porta presso la mail e dollar password mi porta presso la mia password. Quindi io qui dentro la prima cosa che farò è la seguente: if aperta parentesi tonda dollar hop è uguale a R, cioè se sto facendo la registrazione, allora registrazione, ok? Else. Io questo è un if else secco. L'else if si utilizza quando c'hai più di due condizioni. Così però in questo caso qualsiasi condizione non è R sarà. O è R o è C, non ci stanno altre alternative. Quindi o è registrazione o è cancellazione. Else, cancellazione. Ok? Controls. Vediamo se intanto è arrivata la mail. Chissà perché non è arrivata. Vediamo un po'. Dov'è? E questo è footer. Non è che ho sbagliato. No, ma niente. L'ho mandata prima. Eh? Sì, l'ho mandata prima, quindi deve essere arrivato per forza. Qual è lo spam? TXT, ah, forse dalla fine dello spam, vediamo un po'. No, nemmeno dello spam alla fine. C'è stile niente. Niente, niente. Posto in attivo. Allora, vi proviamo a mandare, non vorrei che. Allora, newsletter, vediamo un po' innanzitutto. Ah, forse non l'avevo salvato? Forse non l'avevo salvato. Non avevo salvato probabilmente, ma è strano. Vediamo un po'. Mi trasmetti. Vediamo un po'. Niente. Non ne vuole sapere. Allora. Me ne vado qui dentro. Ah, forse non vorrei che ci ho aperto più di una cosa. Questo è sempre, questo è questo e questo è questo. Ok. Metto scrivo allora m.lab.it, è scritto giusto, no? m.lab.forweb.it, perfetto. E poi scrivo pippo, registrati, l'avviare quindi 127.0.0.2.81, quindi è questo. Vediamo un po' se non è arrivata. Ma il messaggio che gli inviata correttamente non dovrebbe uscire. Non è, sì, infatti quello non capisco perché non esce. Allora, se è vuoto un messaggio di errore, fa questo. Allora, l'unica cosa che può essere è che ricette dinamico newsletter.php, vediamo un po', perché potrebbe essere questo il path che non trova praticamente il file. Non trova il file. Quindi questa ricetta dinamica newsletter è scritto bene. Newsletter.php e dovete prenderlo tranquillamente. HTTP. Allora vediamo un po' se gli levo questo. Ricette-dinamico. Però sicuro che sia un problema. Però è partita prima la mail, quindi sono sicuro che funziona. Quindi l'unica potrebbe essere questa, guarda. Potrebbe essere questa qua del path che non trova praticamente la pagina. Però è questa perché
il lab for food è questa, 137.0.81. Non ti ci hai messo 80-81, hai cancellato. Io ci ho messo 80-81. Ctrl Z, vediamo un po', Ctrl S. Questo forse è un po' perché questa è con la vecchia versione del server. Voi potete provarla sulla vostra, vediamo. Io sono quasi finito di copiare qua. Sì, aspetta un attimo, vediamo un po' se ci riesco. Non vuole arriveranno probabilmente una quarantina di mail. Sicura? Ok. Posto in arrivo. Ma non funziona. E perché non funziona? Allora, out.alice.it smt porta 25. Forse è cambiata pure la porta del... Ma in un secondo così? Eh? In un secondo? No, ah già è vero, questa funzionava pure prima. Ma non è che funziona, forse quella che funzionava prima era quell'altra che c'aveva mail to one, forse era la stessa. No, ma quella che usava prima. No, è quella, l'unica cosa che non può funzionare è questa, che è questa qua del path. Questa qua del path. Allora, se io questo qua lo scrivo così, io leggo questo, vediamo un po'. Vediamo un po', se proprio cancellato. Naturalmente tutto quello che è diventato una sola riga, no? Sì, sì. Non riesco a capire perché. Forse perché stai in action con l'asterisco? Non so, prova a cambiare pagina. No, no. Allora, cancellando quello non si dovrebbe anche HTTP. Se è relativo. Se è relativo sì, c'è ragione, dovrebbe essere così. Ma poi il tuo c'è 81, il mio invece è 001, non c'è nessuna parte scritto 81. Non hai? Io invece ce l'ho così, vedi, ce l'ho scritto così qui sopra, vedi, 127.0, due ma punti. Se non c'ho scritto io come ce l'hai con 80-81? No, in teoria se lo dovresti lasciare, dovresti vedere su che cosa praticamente ce l'hai impostato. Ma fammi vedere un codice, forse non so cosa si chiama lì, metti... Vediamo un po'. Ok, allora, vediamo un po' se... rispedisco. Allora, però allora questo è inferiore. Footer su newsletter. Vediamo se parte così. Ho messo un attimo, no? Allora, M punto di qua. Io ho sentito male a copiarti, devo copiare, ma forse qua c'è il 002. Non è che anche lui è scritto 32? No. Registrati. Perché poi parte, vedi? Sì, sì. Parte perché c'è 127.01.81 e così via, però anche il mouse uscito è un punto di Paolo Johnson Lab.web.it. Speriamo che sia quella. Niente, non è arrivata. Sì, no, voglio vedere un attimo una cosa, scusate, voglio vedere il php.ini, vedere un attimo che cos'è, configuration, php.ini, vediamo un po'. Allora mi cerco praticamente, trovo smtp, 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 vedi 127.0.1, smtp port 25. Allora, forse con questo allora è cambiato praticamente il... Allora, http, due punti, slash slash, 127.0.0.1. Forse non ci vuole l'8081. Vediamo un po'. Ricarica, sì. Vediamo. Cambiano le cose da un
perché a partire partono le mail, perché l'abbiamo visto prima che partivano. Uno non riesce a capire perché non parte con questo. Questo è l'unico problema, può stare qui dentro. Allora, l'unico problema può essere qui dentro. Ricette dinamico, no, sta dentro desktop, vediamo un po'. Sì, le ricette dinamiche è questo. Newsletter, eccolo qua, newsletter, e questo sta dentro il gruppo. E niente, sta qui dentro, eppure non parte. Posto in arrivo, vediamo se in questo caso altro. Niente, nello spam non finisce niente. Provate voi un attimo sul, sul posto, per favore. Sì, ecco, allora, rimetto il codice, provate un po', dai. Vado un po', dai. Vediamo un po', per assicurare un problema della mia macchina. HRF HTTP 127.0.0.1. Perché altro non mi dirti errori se fai errore questo di qua, no? O anche riuscito? No, 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 no. Non dà errore. O ne è riuscita, nessuno di voi? No, no, non dà errore. Io eseguo quello, if dollar is uguale, uguale ad R, fai la registrazione, altrimenti fai quell'altro. Fallite. Basta. Dollaro post di XT e mail. Vediamo un po'. È giusto. Errore nella mail. Ah, no, non è giusto, guarda. Soggetto, messaggio, sì. Poi questa era quella del vecchio sito che funzionava, quindi deve essere successo per forza qualcosa qui dentro. Deve essere per forza successo qualcosa qui dentro. Io ti posso, in questi casi, nel dubbio, ma sempre CTRL 0 e vedere se per sbaglio è aggiunto qualcosa senza ne accorgersi, sai? No, 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 non c'è niente praticamente di... Non è giusto, non è giusto. Guarda, questo quello che posso fare è prendere footer e metterci questa, guarda, vedi. Questa è praticamente identica a quella, vedi, questo c'aveva 80-80. Si aspetta, non finire tutto? C'aveva 80-80, my merchant from txt, no, niente. Il bello è che non arriva, non scrive manco questa. Non fai l'eco di questo? Dove fai l'eco di messaggio da qua? Vediamo se faccio degli errori, se invece compaiono gli errori. Vediamo se faccio degli errori. Io qui dentro scrivo Pippo, questa non è la mail giusta, Pippo. Registrati. No, ragazzi, non becca manco gli errori. Forse c'è un if vero. E allora c'è qualcosa che non va. Allora c'è proprio un errore, non mi pare strano. Il F7, dollar post, BTN registrazione, ragione nella mail, non l'ho beccato, txt e mail, si chiama così questo? Txt e mail, it, ah, vedi? Cosa? C'era l'id che era diverso dal mail, c'era il trattino. Ah, non cos'era questo? Li trasmetti. Hai salvato? Sì, sì, ho salvato. Vediamo se era quello. È il mio punto di parola. Ah, vedi, l'IT. Però comunque devi darti errori, cose, no? No, no, è perché non... Non è arrivato, manca a voi. No, continua a non arrivare. E provateci voi, scusate, provateci voi dal vostro. Vedete se arriva. Io vi metto il codice, perché può darsi che pure sia un problema del mio. C'è un problema. Ma anche non è andato, per fatto di dunque ti liberare gli errori, no? Dollaro mail, post, txt mail, dollaro pass, txt password. Mi sembra che è tutto corretto a me. Però...
Questa è presa dal vecchio sito e funzionava. Questa è presa dal vecchio sito e funzionava. Questa è presa dal vecchio sito e funzionava. Mine version 1.0, c'è il 7.8, 7 bit, è giusta questa. Soggetto messaggio iter. Ragazzi, non so proprio che pesci prendere. Però è strano però, eh. Però c'è questa cosa che mi puzza qua. CPT sezione 4 cancelletto. Com'è che si chiama 80 dopo lo slash? No, dopo 127.0.1 qua dovresti scrivere 2.80.81, anche solo 81. O anche solo 81. Ora fa una cosa, vediamo un po', ma non è strano. Dollaro post, dollaro post, messaggio. Facciamo così. Vediamo un po' se scarichiamo un po' la cache. In questo caso quando va troppe bizze non viene li trasmette. Sì, parte per il posto, quindi vuol dire che ha individuato il server che ti posta giusto. Capito? Il server giusto. Quindi manca di sai che si sta sbagliando con l'80-80-80-81. Utilizzava questa parte qua, l'unica cosa che può essere cambiata è questa, vedi? Questa qua. Allora, 881, vediamo un po' se è così, non vado a casa, non faccio niente. Vediamo se così funziona. Ma darsi pure che c'era qualcosa che facendo. E no, non arriva nulla, nel senso che non parte manco la mail. Non parte manco la mail. E se rimetti il sito? Eh? Se rimetti il sito? E no, e no, dentro la cartella, guarda, io posso pure fare una cosa. Questo qua lo diamo sito, ma non cambia niente. Questo mo chiudo tutto. No. Guarda, cambia niente. Questa è l'unica cosa che se potrebbe essere impiccato il server web, proviamo a riavviarlo. Ma anche a me fa così comunque. Sì, sì, ma ci credo, guarda, io questo qua lo chiamo sito. Ma se invece se fosse il reset iniziale con un po' di... Tu che versione c'hai? Ah, ce l'ho un aperto. Come quello è aperto. Vediamo pure questo, così almeno. Questo lo chiamo F2 sito. Adesso è così, no?
Ma tu che versione hai installato di... Facciamo restart, così almeno riparte. Ok. Local web. Vedete, punto 81. Sito. Però scusate, perché non ci provate due? Ora se siamo proprio a me. Io sto provando. Io non ho copiato nulla. Allora. Manda il file così mi lo so sempre cosa di vorrei. Sì, un attimo che vado sulla mail per vedere se è arrivato. Posta. Niente, non arriva mai. Arriva. Eppure quell'altra è partita. Quindi vuol dire che il problema fondamentalmente sta. Sì, adesso guarda, faccio veramente la prova dello stupido, guarda. Io provo a mettere un else alla fine degli IF7 cose, mi sa che mi esce. Può essere che quegli iniziali IF7 non se lo prende bene? Aspetta un attimo, scusa. Inferiore, eccolo qua. Sta qui dentro, giusto. Scusa, dimmi qual era? Questo iniziale è IF7. Dalla posta, ok. Ma se che non... perché ho messo un else, ecco alla fine, mi ha negato l'else. Quindi che ti dice? Tu hai messo qua un else? Sì. Else? E che ti... Cioè, nel senso, se non entra lì, fai questa cosa, non entra lì. Quindi fa l'else, se mi fa l'else, no? Non sbaglio. Allora, facciamo così. Else. E qua, praticamente, chiudo questo. Giusto? Ah, sì. Allora, giusto è così? Io l'ho fatto con else, ciao, eco ciao. Vedi. Controllate. Se questo, giuro che stasera mi va a raccogliere a mezzanotte. Tu dici che è così? Sì, io dico, cioè, insomma, io non entra proprio per il primo if, poi non ci entra. Ah, quindi non entra qui dentro? No. Chiamati pulsanti in maniera sbagliata? No. BTN registrati. Distrazione, vedi? Ragazzi, registra. Io l'ho detto a questi nomini di simili. Io uso tutti i nomi diversi, quindi cancella. Fermi. Registrati, ecco perché non partiva niente. Vedi. Io ho fatto io come test, ho fatto l'ES, io quando mi non funziona, faccio un ES per vedere se non si c'è. Allora questo qua, no, allora questo qua l'ES è il 7. Non serve, no. Sono 7. Ragazzi, io pensavo che quanti siamo? 1, 2, 3? 8 occhi fossero meglio di due, oppure io vedo belli notti a questo. Allora, gamba e gesso. Allora, BTN registrati, BTN cancellati. BTN registrati, BTN cancellati. Sì, questo in effetti è un bel culpa perché so io utilizzo questi nomi assurdi, hai capito? Allora, sono simili, forse sono assurdi diversi. Basta. Allora, riproviamo. Lab for food, refresh, ritrasmetto. Ma adesso dovrebbe. Vediamo se un attimo perché quando fai il ecco. Vedi? Abbiate pazienza, a me a colpa faccio veramente il. Vedi, mi ha pure il fischio della cellulare. Hai rotto. Hai rotto, erano 500 una dietro l'altra. Ok, d'accordo. Vedi, è bastato, guarda, ma era strano perché questo era il trentesimo corso che c'è il sotto codice. Che effettivamente l'ho riscritto, sì? Io direi che sono... Sì, no, un secondo solo questo. Se io faccio clic adesso sulla mail, vedete, è comparso questo testo in HTML, se io vado sopra il link, notate che si vede dove devo puntare, vedete, il tipo di operazione che sto facendo è la mail e la password, e poi vedremo che questa password si potrà anche criptare. Con il niente? No. Utilizzando le funzioni MD5 oppure SH1. Per il momento non ci interessa, lo vediamo dopo. Facciamo praticamente break.